Diamo il benvenuto a Saverio Celso, presidente di Copernico SIM, al quale vogliamo chiedere come sta andando questo 2019 che è iniziato da qualche mese. Parallelamente, dato che siamo al Salone del Risparmio, dove è stato portato il tema degli investimenti sostenibili, il mondo della sostenibilità al centro appunto delle tematiche di quest'anno, qual è il suo parere su come questa tematica può incidere nel mondo degli investimenti e come viene interpretata dalla vostra società? Il 2019 è nato con grande opportunità per la Copernico SIM. Noi intanto sono 20 anni dalla fondazione e quindi per noi quest'anno è un anno di grandi cambiamenti, perché vogliamo cavalcare la MiFID 2 con determinazione, crediamo nella consulenza indipendente. A tal fine abbiamo inserito da poco il professor Carluccio e il professor Pomante, che ci aiuteranno nella ridefinizione dell'algoritmo per l'adeguatezza dei portafogli, nell'ambito della short list delle asset allocation e poi per quanto riguarda la best in class dei prodotti da inserire all'interno dei portafogli della nostra clientela. Poi recentemente abbiamo inserito in azienda anche il dottor Enrico De Martini, che è stato uno dei fondatori, anzi il fondatore di una SIM che si chiama IPB SIM e ne è stato il presidente fino al 2008. Quindi la Copernico SIM oggi si sta indirizzando con determinazione verso la consulenza evoluta. È vero che noi la consulenza evoluta la facciamo da 20 anni, perché non avendo prodotti di bandiera sono 20 anni che facciamo la consulenza evoluta. Però la nostra consulenza evoluta di fatto nei confronti della clientela si tramuterà anche in consulenza indipendente, per i consulenti che lo vorranno fare naturalmente. Non lasciamo la strada certa per una strada ancora incerta, però noi pensiamo che la consulenza evoluta sia il futuro, la trasparenza sia il futuro, e per la prima volta oggi ci troviamo a giocare una partita ad armi pari. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi ha fatto, cioè il tema di quest'anno, la sostenibilità degli investimenti, è un tema caro, nel senso che c'è una domanda che sta crescendo verso la sostenibilità degli investimenti. Questo però deve essere di monito nei confronti dell'industria del risparmio gestito, perché deve essere interpretata bene, cioè deve essere interpretata con la giusta correttezza nei confronti della trasparenza e che non venga usata come l'ennesima forma per confondere le acque e far porre l'attenzione su determinate cose che poi così importanti non sono. Credo che la scommessa oggi sarà vinta soltanto dalle società che sapranno interpretare veramente il cambiamento che va verso la trasparenza, va verso l'efficienza. Veda, uno dei termini su cui l'intera industria del risparmio gestito si deve misurare è che fino ad oggi molto si è investito sulla capacità relazionale dei consulenti, delle reti, poco sulla capacità di creare valore aggiunto per i prodotti. E questo secondo me è la grande sfida che anche in chiave di sostenibilità l'intera industria del risparmio gestito dovrà affrontare e, se vorrà vivere, vincere.